Buonasera giovani, le solite due o tre paroline sulle partite della notte, sulle serie della notte. Nessuna serie si concluderà in sweep, a parte forse una, quella che tutti noi immaginavamo potesse arrivare. Alla 7. Vamos. E andiamo in rigoroso ordine cronologico, partendo da Milwaukee-Chicago. Dopo che nelle prime due partite Chicago aveva dato un'impressione di una squadra che comunque c'era, percentuali cattive in gara 1, vittorie in gara 2, in gara 3 e 4 in casa con i Milwaukee Bucks feriti dall'infortunio di Middleton, male, malissimo. In questa ultima partita, questa gara 4, si è pure fatto male Caruso e probabilmente entrerà nel concussion protocol, salterà con ogni probabilità gara 5, perdono il loro miglior difensore a Milwaukee, la serie presumo sia finita. Male, Chicago in casa, perdere due partite su due contro dei Bucks senza Middleton, entrambe le partite male, completamente in garbage, completamente sovrastati sotto ogni punto di vista, è una resa, è un segnale di resa, e a questo punto io non credo che con Lonzo sarebbe cambiato tanto all'interno di questa serie, magari un po' di più all'interno del record complessivo di regular season, potevano arrivare un po' più su del sesto posto, ma tant'è, Chicago in stagione regolare aveva perso tutte le partite contro le principali squadre NBA. In questa post-season almeno ne ha vinta una, tra l'altro in trasferta, e va bene. Non credo ci sia tantissimo altro da aggiungere per quanto riguarda Chicago. E tre giocatori che a inizio anno avevo detto avevano preso le tre superstar, diciamo all-star della squadra, tutti e tre giocatori che i playoff li avevano o visti col lumicino oppure tendenzialmente avevano sempre fatto male in post-season. Parlo ovviamente di DeRozan. Si è confermata questa questione anche in questa stagione. Le poi vai a vedere le cifre, magari non sono nemmeno così male, però contro i Milwaukee Bucks, con l'intensità playoff, ci si aspettava un minimo di più. A Chicago manca ancora più di qualcosa per provare a competere ad altissimi livelli. E a questo punto io penserei e valuterei seriamente la posizione di Zach LaVine, non tanto perché sia un bel giocatore, non tanto perché si meriti un ipotetico massimo salariale, ma perché questi Chicago Bulls, rimanendo con questa fisionomia qua, non possono andare da nessuna parte, né ora né mai. Chiaro che se avessi la possibilità di cedere Vucevic e prendere un lungo magari maggiormente difensivo, potrei provare a fare un salto di qualità, però non credo che ci sia qualcuno disposto a darti un lungo difensivo migliore di Vucevic al momento in NBA. LaVine è in scadenza, vedremo che cosa accadrà in off-season. Io credo che la serie sia finita. Milwaukee Bucks troppo più forti, troppo più concreti, troppo più abituati, con giocatori che sono di un altro livello rispetto a quelli dei Chicago Bulls nella loro complessità. E per quanto riguarda Milwaukee, per l'appunto, una serie che probabilmente verrà chiusa in gara 5 in casa da parte della squadra di Budenholzer, che a questo punto approccia le semifinali di conference contro la vincente tra Boston e Brooklyn. Boston sul 3-0, dico che una serie tra Milwaukee e Boston sarà e sarebbe molto molto godibile, così come Milwaukee-Brooklyn, sia chiaro, però per quello che si è visto tendenzialmente ai Boston Celtics, sono curioso di vedere, visto come hanno limitato Kevin Durant, come potrebbero approcciare e difendere su Giannis. L'assenza di Chris Middleton si protrarrà molto probabilmente anche all'interno della serie di secondo turno, anche perché se tutto va come deve andare, in un paio di partite Boston chiude con Brooklyn, nella prossima Milwaukee chiude con Chicago. La speranza di Milwaukee sarebbe stata probabilmente quella di un Boston-Brooklyn arrivare il più lunga possibile. Probabilmente non sarà così, però insomma, stiamo sempre parlando di Kevin Durant, Kyrie Irving e di una squadra che talento ne avrebbe per forzare, per provare a vincerne un paio. Per
Però non è di Boston-Brooklyn che parlerò in questo video. Milwaukee surclassa Chicago in entrambe le partite in casa allo United Center proprio di Chicago ed è a mezzo passettino dal passaggio del turno. Andiamo alla partita successiva. Golden State Warriors-Denver Nuggets. Ci voleva un po' il punto della bandiera per Nikola Jokic, che ha giocato ancora una volta una serie dal punto di vista statistico stratosferica, ha giocato una gara 4 stratosferica, sempre la scelta giusta, nonostante dopo 40 secondi si sia trovato mezzo dito di Draymond Green infilato nell'occhio. Partita sentita quantomeno all'inizio, molto molto tesa, dopodiché la sensazione che un po' tutti abbiamo avuto è che Golden State sia in grado in qualsiasi momento di sgasare, di mettere il turbo e di agguantare la partita anche se in sotto di doppia cifra a metà del quarto periodo. È andata così, poi alla fine Steve Kerr ha provato una mezza magata, non avendo nulla da perdere sostanzialmente, ha provato con un lob dalla rimessa, lob che è stato letto in panchina da Nikola Jokic, suggerita alla difesa Austin Rivers. Lo scopo di Steve Kerr, secondo me, era quello di andare a fare due punti velocissimi con un lob per Wiggins dopo il cambio tra i difensori di Wiggins e Stephen Curry, quindi col vantaggio dell'altezza. Mancavano ancora 32 secondi più o meno alla fine della partita, difesa sul possesso successivo e poi magari la possibilità di andare a vincere la partita col punteggio in parità sull'ultimo possesso. Steve Kerr l'ha provata, Nikola Jokic e i Denver Nuggets l'hanno letta benissimo. Dall'altra parte, azione splendida, altra lettura splendida di Nikola Jokic, che libera all'angolo Will Barton per la tripla della definitiva vittoria. Problemi di falli per i Golden State Warriors, tanti fischi per certi versi incommentabili, gli arbitri non li ho visti proprio in campana all'interno di questa partita. Anche qui io pensavo potesse finire in sweep e sarebbe probabilmente finita in sweep se al posto del lob in quell'ultima rimessa si fosse giocato normalmente, ma insomma ci sta, sono contento perché Jokic non si meritava di uscire 4-0 al primo turno dopo la spettacolare stagione fatta e dopo aver carriato l'intera squadra, che è veramente poca cosa, sulle sue spalle fino alla post-season. Anche qui temo serie chiusa, si ritorna nella Bay Area, credo che in gara 5 i Golden State Warriors la chiuderanno e a questo punto sono tornati i Warriors. Vero ago della bilancia, come sempre, Draymond Green, che attacco e difesa è il giocatore imprescindibile per quanto riguarda i Golden State Warriors. Terza partita, Miami-Atlanta. Miami sarebbe dovuta essere già 4-0, parliamoci chiaro. Non ho mai visto Trae Young così in difficoltà, non ho mai visto una squadra così in difficoltà. La difesa di Miami è allucinante in queste prime 4 partite di playoff. La partita persa in gara 3, ricordiamoci sempre che all'inizio del quarto periodo, all'inizio dei primi minuti del quarto periodo, Miami era avanti in doppia cifra, in tutta tranquillità, quasi 20 punti, e dopo in qualche modo Trae Young in quella partita precisa, specifica, ha deciso che non poteva perdere, insomma, che almeno un punto in questa serie avrebbe dovuto farlo. E anche qui si torna adesso a Miami, credo che anche qui la serie sia finita, ci aspetta probabilmente un 5-1 Miami, e Heat che con un Jimmy Butler in gran forma e con un Oladipo che è rientrato nelle rotazioni vista l'assenza di Kyle Lowry, ha giocato anche una buona partita questa notte. Temo che Miami sia in una di quelle annate in cui vincere 4 partite su un totale di 7 contro di loro possa essere veramente un'impresa per pochi, pochissimi. Forse i Milwaukee Bucks, forse i Boston Celtics che stiamo vedendo adesso, ma temo per i Philadelphia 76ers, visto come sta andando, l'infortunio di Embiid, Harden che non sta rendendo e non si sa esattamente se sia questo il massimo che possa dare oppure no, ma in una serie Miami-Philadelphia questi Miami Heat li vedo ancora troppo più motivati, troppo forti, troppo concentrati, però ogni serie è a sé stante e staremo a vedere. Atlanta male, c'è da dire però che
Miami li ha proprio imbrigliati. Cioè, il fatto che Trae Young cerchi pick and roll per forzare il cambio difensivo contro qualsiasi difensore gli capiti davanti dei Miami Heat, non riesce mai a segnare, è sinonimo che, ragazzi, la difesa di Miami in ogni singolo e all'interno di una difesa di squadra è quanto di migliore si possa trovare in NBA adesso, e sarà una squadra tosta per tutti. Ultima partita, ed è quella tendenzialmente più attesa della notte, Phoenix Suns contro New Orleans Pelicans. Io l'avevo detto dopo quella gara 2, dopo prima dell'infortunio di Booker, comunque dopo gara 2, l'avevo detto che c'è un entusiasmo all'interno della piazza dei Pelicans, c'è un intento comune, si percepisce qualcosa di diverso, che è scattato qualcosa di diverso dopo il passaggio del turno all'interno dei play-in. E ai punti, se devo dirla tutta, in queste quattro partite, meglio New Orleans dei Phoenix Suns. Ai punti, meglio New Orleans dei Phoenix Suns. In stagione regolare abbiamo visto i Phoenix Suns sopperire senza grossi, anzi, sopperire tranquillamente alle assenze di Ayton, all'assenza di Chris Paul, a qualche assenza sporadica di Devin Booker per Covid. Qui, nei playoff, aria diversa, la sensazione è che abbiano smarrito quella spensieratezza, soprattutto nel supporting cast, quella spensieratezza che in regular season era stata la loro forza. Ho visto molto in difficoltà Jay Crowder, ho visto in difficoltà Mikal Bridges, Cameron Payne, le ho viste in difficoltà un po' tutti, e non è un caso che le uniche due vittorie finora nella serie siano state due prestazioni mostruose di Chris Paul nel quarto periodo. La sensazione è che Devin Booker manchi, e che senza Devin Booker, dopo l'infortunio di Devin Booker, questi Suns abbiano perso fiducia nei loro mezzi. E a costo, in questo momento, questa serie che stanno avendo i Suns di questa stagione contro i Pelicans, come la serie che ebbero i San Antonio Spurs nel 2014 al primo turno contro i Dallas Mavs di Nowitzki, Vince Carter e quella gente lì. Andarono sotto 2-1 nella serie, addirittura quegli Spurs fecero una fatica mostruosa, in gara 7 dominarono la partita e dopo fu una passeggiata praticamente fino al titolo. L'impressione che mi danno i Phoenix Suns è che stiano veramente, che abbiano perso in questo momento la fiducia nei loro mezzi, che non siano più così sicuri, così spensierati nel prendere tiri, nell'attaccare il ferro, nel fare le loro giocate, e che serva qualcosa, serva in qualche modo portare a casa questa serie con una vittoria scaccia crisi, una vittoria che è abbastanza netta. Dall'altra parte però c'è una squadra che ha una serie di giocatori che stanno performando in maniera assurda. Herb Jones, una pescata al secondo giro impressionante, vaffanculo Zion Williamson, se posso permettermi. Herb Jones, vero giocatore di squadra, difensore che può switchare contro tutti, può cambiare contro tutti, e braccia lunghissime, ha stoppato tre triple. Ho letto una statistica che pare sia l'unico nella storia che sia riuscito a stoppare nella stessa partita tre tentativi di tiri dalla lunga. E poi c'è José Alvarado, che è l'anima, lo spirito di questa squadra, è il giocatore simbolo di una squadra che fa proprio in questo momento dell'anima, dello spirito di squadra, del contorno, la sua forza. Poi è chiaro, l'arrivo di CJ McCollum da un punto di vista tecnico è stato ottimale per i giovani che ci sono a roster sponda Pelicans, per Brandon Ingram, che in questi playoff sta giocando a un livello Kevin Durantiano. Molti adesso si sprecano con le similitudini con Kevin Durant, non è Kevin Durant, però tecnicamente in queste partite di playoff sta giocando a un livello altissimo. E come è stato per i Suns nella bolla, in cui hanno trovato una quadra e sono partiti, io spero che vincano o non vincano questa serie, io sono ancora coi Phoenix Suns, ma che vincano o non vincano, che questa possa essere una base di partenza per l'anno prossimo fare un salto di qualità. Con Zion Williamson, senza Zion Williamson, a questo punto l'importante non è più quello, l'importante è finalmente trovare una squadra che giochi da squadra
e su cui poter costruire qualcosa di bello per una città, New Orleans, che storicamente non ha mai avuto questi grandissimi exploit e grandissimi roster. Detto questo, le quattro partite erano queste, per me tre serie sono praticamente finite: Milwaukee-Chicago, Miami-Atlanta e Golden State-Denver. Suns-Pelicans sarà molto bella da vedere in gara 5. E poi questa notte Boston-Brooklyn, a questo punto l'unica squadra che potrebbe subire un cappotto al primo turno è quella che da cui nessuno si aspettava un cappotto, ovvero la serie che tutti noi avevamo battezzato come lunghissima, bellissima, incredibilissima. Se dovesse terminare 4-0 per Boston, beh, Nash, ciao ciao, e chissà, magari non solo Nash. Comunque, buoni playoff a tutti, noi ci vediamo nei prossimi giorni, sempre con commenti di questo tipo e poi ovviamente nelle live su Twitch. Un saluto, il Franz.